Kantiano. Certo, mi piaceva recitare alla filodrammatica di Kantiano. Udivo la mia voce cavalcare le tavole del teatrino e certo mi piaceva. Tutti mi dicevano che ero bello, che ero bravo, che dovevo andare a Roma perché era lì che fermentavano i grandi attori. Quante volte, mentre preparavo un personaggio rivolto alla mia arte, dicevo: dimmi tutto ciò che sai, non farti sfuggire nulla, aiutami come meglio puoi. Credevo ancora che bastasse la mia arte per avere successo. A Roma ho portato un bel repertorio di classico e di moderno, ma niente. La concorrenza mi stringe davanti e di dietro, e se mi hanno dato qualche particina, mi hanno sempre spremuto nel limone. Una notte dormo da un amico e una notte da un altro. Tempo fa la madre di un amico ha visto la luce in camera mia e ha bussato alla porta. Mi ha chiesto: non dorme ancora? Non le potevo dire, è la rabbia di non riuscire che non dorme, è la mia rabbia che è troppo sveglia. Nel cinema ho avuto offese o elemosine. Mi fanno ridere le colleghe che si lamentano perché non imbucano il letto giusto. Loro di possibilità ne hanno tante, mentre per i maschi i letti rimangono pochi. Adesso mi guardo allo specchio. Sono 10 anni che sono a Roma e ogni ruga intorno agli occhi mi raccoglie un anno. Il futuro lo vedo sempre più nero. Commento. La visione pessimistica della vita e del futuro in genere è tipica dell'individuo di media evoluzione. Chi inizia ad abbandonare questa ampia fascia evolutiva per aprirsi a orizzonti più vasti, intuisce che tutto ubbidisce a una legge perfetta, la quale opera in modo che in ogni istante tutto sia nel migliore dei modi possibili.